Buonasera a tutti voi e un saluto al nostro lettore didattico di questa sera, il professore Andrea Mazzucchi, ordinario di filologia italiana presso l'Università Federico II di Napoli. Dantista di lunghissimo corso, la cui fama nazionale e internazionale onora la letteratura Dantis italiana, che lo annovera tra i suoi relatori più prestigiosi. Dei suoi numerosi incarichi istituzionali ricordo solo l'ultimo, in ordine di tempo ovviamente, cioè la direzione del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli, assunta, se non erro, nel 2020, quindi circa un anno, che si aggiunge, un incarico questo che si aggiunge a tanti altri, tra i quali la vicepresidenza del Centro Priorai, l'incarico di membro del Consiglio Direttivo della Casa di Dante, componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Settecentenario Dantesco. Andrea Mazzucchi è inoltre fondatore e direttore della Scuola d'Alta Formazione Storia e Filologia del Manoscritto e del Libro Antico, con sede presso la Biblioteca dei Girolamini di Napoli. Ed è membro, questo è il suo incarico veramente di grande prestigio, è membro della commissione scientifica preposta all'edizione nazionale dei commenti danteschi e della commissione scientifica preposta al progetto di una nuova edizione commentata delle opere di Dante. Stasera abbiamo il vertice, insomma il massimo degli studi danteschi. I suoi studi hanno riguardato soprattutto la letteratura italiana medievale, con al centro ovviamente Dante e la sua opera. In particolare l'edizione e lo studio dell'antica esegesi della Commedia, la diffusione e ricezione dei testi danteschi nella Napoli angioina, la tradizione manoscritta, l'esegesi e lo studio delle strutture prosastiche del Convivio, l'indagine anche sullo statuto della poesia satirica nella letteratura italiana volgare del Medioevo. Mi preme anche ricordare i suoi studi dedicati alle intersezioni tra linguaggi figurativi e verbali nella storia della tradizione della Commedia e dell'Eneide. Ricerche queste di particolare interesse e di particolare raffinatezza, soprattutto per l'intrinseca valenza ermeneutica degli apparati illustrativi nei manoscritti. E stasera, da quel che vedo, ne avremo un saggio. Questa sera con lui saremo tra i ladri della settima bolgia dell'ottavo cerchio del canto ventitreesimo dell'Inferno. E qui più non aggiungo altro e lascio a lui la parola. Prego. Buonasera, grazie naturalmente alla professoressa Chirico che mi ha posto e collocato tra i ladri, in quanto non hanno meritato tutte le i tanti appellativi positivi che ho voluto riservarmi, ma la perdono perché di solito le iperboli sono sintomo di amicizia, quindi la ringrazio. Sono molto contento di essere qui a casa, non è la prima volta, e la lettura d'Antis Metelliana costituisce sicuramente una delle istituzioni più prestigiose e di più lungo corso nell'ambito della tradizione oramai secolare delle letture Dantis. Sono molto felice anche per la presenza di tanti giovani. Da un po' di anni ho lasciato, anzi da molti anni, da troppi anni ho lasciato le aule scolastiche, ma spero, come dire, di non annoiarmi troppo. Vi pregherei, se riteneste, diciamo, troppo noiosa la mia chiacchierata, di avere un po' di pazienza, perché la concluderò in un modo che certamente vi divertirà. Quindi abbiate soltanto un po' di pazienza e poi dovremo divertirci. Anzi, vi anticipo subito che, scavalcando il canto ventiquattresimo del quale oggi ci occupiamo, scavalcandolo, diciamo, non per usurpare il ruolo del relatore che mi succede, ma per evidente continuità tra il canto 24 e il canto 25, giungeremo a un gesto insultante e vi insegnerò un nuovo gesto di insulto, del quale potete servirvi
liberamente, ma mi auguro, diciamo, in situazioni adeguate. Bene, mi avverrò nella chiacchierata di stasera di una serie di immagini tratte da manoscritti miniati 300-400 della Commedia, che sono un tratto caratteristico della storia della tradizione di Dante. La Commedia è probabilmente, non è nata probabilmente come un libro figurato, ma si è prestata precocemente, data anche la intensità icastica di molti versi danteschi, a precoci traduzioni figurative. Precoci che hanno riguardato in primo luogo appunto manoscritti 300-400, io non riesco a vedere che cosa sta proiettando il presidente, ma c'è la prima immagine, grazie. E durante appunto il corso di questa chiacchierata io intersecherò, come dire, alcune riflessioni sul testo dantesco con la visione di alcune di queste immagini, che si devono a miniatori 300-400 e che però hanno assolto nel corso della tradizione della Commedia una funzione non meramente estetica, non erano soltanto preziose miniature che abbellivano e arricchivano i libri per committenti illustri, ma sono diventate molto presto, e proveremo anche a verificarlo oggi, una sorta di indicazioni al lettore, sorta di glosse visuali, di tentativi di suggerire particolari interpretazioni del testo. E lo vedremo appunto nel corso della nostra chiacchierata. Il canto 24esimo che mi è stato assegnato è un canto, lo anticipava la professoressa Chirico, dedicato ai ladri, ed è tradizionalmente diviso. Sarò in parte didascalico, visto anche, e mi scuso con i colleghi se alcune delle cose che dirò sono ovvie, ma un pubblico di ragazzi credo che imponga questo tipo, anche per rispetto, come dire, della loro presenza, imponga che non si dia nulla per scontato. Dunque un canto, il canto dei ladri, è un canto diviso tradizionalmente in tre parti che orientano progressivamente l'attenzione dei lettori sui diversi protagonisti. La prima parte è una lunga, straordinariamente ed eccezionalmente lunga introduzione, ben 60 versi, di fatto un unicum nei canti della Commedia, che funge da ponte narrativo, da elemento di passaggio, tra la sesta e la settima bolgia, tra la bolgia degli Ipocriti, quali evidentemente avete ascoltato la volta scorsa che mi ha preceduto, e la settima bolgia, che invece è quella dedicata alla punizione dei ladri. Questa lunga introduzione è incentrata tutta sulle difficoltà di un tragitto impervio, insidioso, e sulle emozioni dell'Agens che ha percepito in qualche modo il turbamento di Virgilio. Ricorderete che nel canto precedente Virgilio è rimasto turbato di fronte a una frana che si era verificata all'interno di Malebolge. Questo turbamento naturalmente determina nell'Agens, nel personaggio Dante, una situazione di incertezza. Bene, questi primi 60 versi sono in qualche modo la descrizione di questo attraversamento complesso, articolato, attraverso il paesaggio scosceso delle bolge infernali, il passaggio dalla sesta alla settima bolga. E l'immagine che vedete è un'immagine tratta da un manoscritto, il manoscritto palatino 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, un manoscritto databile per ragioni paleografiche e codicologiche al secondo quarto del XIV secolo, siamo tra gli anni 30 e gli anni 40 del 1300, quindi praticamente al ridosso della morte di Dante, uno scritto molto interessante realizzato a Firenze, che contiene il testo della Commedia, lo vedete disposto su due colonne,
un commento sui margini, un commento noto come il commento delle chiose palatine, e soprattutto si avvale per l'inferno di un corredo iconografico di straordinaria qualità estetica dovuto a uno dei più prestigiosi allineatori fiorentini della prima metà del 300, Faccino di Bonaguida, che sceglie per ogni canto dell'inferno una miniatura che illustra in qualche modo l'episodio ritenuto particolarmente rilevante. Capirete che già in questa scelta dell'episodio da selezionare all'interno di un canto c'è in qualche modo un suggerimento interpretativo. Generalmente ci saremmo aspettati, ed è quello che per lo più accade rispetto al canto 24esimo dell'inferno, vedremo nel caso degli altri manoscritti, ci saremmo aspettati in qualche modo la rappresentazione o della meravigliosa, per quanto orrida, descrizione dei serpenti che avvolgono tra le loro spine i dannati, i ladri, o ci saremmo aspettati la rappresentazione dell'incontro con il protagonista, con il personaggio principale che è Vanni Fucci. In realtà questo è quello che spesso accade nei manoscritti miniati 3-400-eschi, ma nel caso del Palatino 313, e non è l'unico caso, questa scelta, che sarebbe la scelta più consueta, più ovvia, in realtà viene tradita perché il miniatore ha deciso in qualche modo di sollecitare l'attenzione di chi legge questo libro. Ora pensate a voi che aprite un libro, sfogliate un libro illustrato. Naturalmente l'illustrazione determina in chi legge e sfoglia quel libro una sorta di indice, di lente di ingrandimento, di zoomata su un segmento testuale piuttosto che su un altro. E mi sembra molto interessante, come vedremo forse non casuale, il fatto che il responsabile del progetto illustrativo di questo manoscritto Palatino 313 ha deciso di visualizzare qualcosa che è apparentemente un elemento di passaggio, il percorso di Dante e Virgilio, la difficoltà dell'arrampicata di Dante e Virgilio lungo il Gange. Che il caso non sia unico è dimostrato secondo Applied. Grazie. Mi dispiace di dover chiedere al presidente, diciamo, un lavoro così manuale e brutale, ma anche questo è utile. Lei mi dice quando siamo arrivati e io. Prego, professore. Grazie. Vedete che la scelta del Palatino 313, che poteva essere in qualche modo ritenuta una scelta singolare, del tutto atipica, in realtà non è unica, perché anche in quest'altra immagine, questa volta derivata da un altro codice molto importante della tradizione manoscritta della Commedia, il manoscritto CF216 della Biblioteca Oratoriana dei Girondini di Napoli, è uno splendido manoscritto che si trova in questo splendido luogo napoletano, che mi fa piacere che ne abbia prima ricordato, perché è una delle cose alle quali tengo di più tra quelle che ho fatto. Beh, questo splendido luogo che invito tutti a visitare appena sarà possibile, perché adesso in fase di ristrutturazione, in questo complesso monumentale c'è questa straordinaria biblioteca, forse la più antica biblioteca napoletana aperta al pubblico, al cui interno c'è una meravigliosa, seducente, affascinante sala intitolata Giambattista Vico, perché fu proprio Vico a favorire l'acquisto di un patrimonio librario da parte dei frati filippini che gestivano questo complesso monumentale, e allestisce questa straordinaria sala che, insomma, per gli studiosi di Vico sarebbe interessantissima, perché è Vico che determina la disposizione, la dislocazione dei libri nella sala, in qualche modo costruendo un sistema di organizzazione del sapere. Beh, in questa biblioteca è conservato un manoscritto molto interessante, un manoscritto della metà del 300 della Commedia, il codice filippino, appunto, che presenta il testo dantesco, una serie di note, di commenti sui margini dovuti a lettori napoletani che tra il
300 e 400 provarono a appropriarsi di questa commedia copiata e illustrata a Napoli, e accanto a questo ben 146 miniature che illustrano solo l'inferno e il purgatorio. In genere ci sono almeno 3-4 miniature per canto, quindi un corredo illustrativo davvero esuberante, ed è interessante, lo vedremo tra un attimo, perché il fatto che anche in questo manoscritto, come nel Palatino 313, una delle due miniature riservate al canto 24esimo sia ancora una volta riservato alla complessa, articolata discesa e risalita tra la sesta e la settima doggia di due viatores di Dante e Virgilio. Ecco, li vedete qui, l'uno, diciamo, sostenuto dall'altro, Dante, quello vestito di blu, Virgilio ha la barba da saggio antico ed ha il vestito rosso, e sembra proprio accompagnare e sostenere Dante in questo cammino, e mi pare non casuale che la miniatura sia collocata esattamente sopra un verso dove si legge «Non era via da vestito di cappa», dove Dante prova a sottolineare la difficoltà dell'ascesa, che non era una strada adeguata a chi portava le cappe, con riferimento agli ipocriti che aveva appena lasciato nella Borgia precedente. E se andiamo ancora avanti, grazie. Mi dica quando siamo arrivati. Grazie. Ecco, siamo in un altro manoscritto trecentesco della Commedia, e questo è la metà del 300, è il manoscritto miscellaneo 48 della biblioteca della Bodleian Library di Oxford, ma è un manoscritto, anche questo probabilmente miniato in Italia meridionale. Interessante verificare il contributo dell'Italia meridionale alla prima diffusione della Commedia. Questo manoscritto, che appunto è. No, scusatemi, ho detto una sciocchezza. Questo manoscritto non è il miscellaneo 48, ma è il Leverton 943, è un manoscritto della British Library di Londra, ed è un manoscritto nel quale, abbastanza inconsuetamente, come vedete, ancora una volta, con ruoli un po' invertiti, c'è Virgilio che dall'alto della roccia prova letteralmente a tirar su Dante in questo complesso percorso di attraversamento. Sono queste le uniche tre miniature che si riferiscono a un momento di passaggio. Possono sembrare poche, ma sono un caso abbastanza eccezionale che evidentemente marca l'importanza che questi 60 versi, già nella loro, diciamo, estensione numerica, hanno nella percezione già dei lettori trecenteschi, dei lettori e direi degli illustratori trecenteschi. Se dunque la prima parte del canto, ci torneremo, è tutta incentrata sulle difficoltà di un progetto impero, insidioso, e sulle emozioni che l'Agens ha, avendo percepito il turbamento di Virgilio di fronte al ponte, Dante infatti si dispera, ma poi vedremo che acquista la fiducia e l'energia necessaria per proseguire il cammino, dopo una serie di esortazioni di carattere etico e comportamentale che Virgilio gli fornisce, affinché proprio Dante possa rendersi degno di quella fama che si acquisisce soltanto profondendo impegno, coraggio, grande determinazione. Se la prima parte è tutta dedicata a questo attraversamento, la seconda parte descrive invece la condizione dei dannati della settima Borgia, e se andiamo all'immagine successiva, se ci siamo, questo è il manoscritto italiano 74 della Biblioteca Nazionale di Parigi, in Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, è un manoscritto, questo primo quattrocentesco, miniato da un importante miniatore, Bartolomeo di Fosino, e vedete che c'è una miniatura all'inizio di ogni canto, qui, come ci aspetteremmo, quello che è rappresentato sono i dannati, i ladri, avvolti tra l'esercito, perché la missione dei ladri è, come sapete, quella di essere costantemente minacciati da questi esempi,
che peraltro vuol dire non solo minacciano, ma determina una serie di metamorfosi, la prima delle quali sarà descritta proprio in questo canto 24. La seconda parte è dunque tutta dedicata alla descrizione della Borgia, mentre la terza è interniata, e anche qui andrei sulla miniatura successiva, dove ci sono ancora, come vedete, questo è il manoscritto Italiani 2017 della Biblioteca Nazionale di Francia, è uno splendido manoscritto della metà del 400 miniato dal Magister Vita Imperatore, uno dei più prestigiosi miniatori lombardi del 400, è un manoscritto che peraltro ha una storia interessante, perché il manoscritto è conservato oggi a Parigi, ma in realtà manca di alcune carte che si trovano invece alla Biblioteca Comunale di Imola, perché a fine 800 un lettore proprio onesto ritenne di dover strappare, noi sappiamo come cognome l'avvocato Zaccheroni, ritenne di dover sono gli avvocati, diciamo, guardare, fidare gli avvocati quando vanno in biblioteca, strappò alcune carte di questo manoscritto e le portò nella sua città natale, ad Imola, e sono ancora conservati in Imola, è auspicabile che un giorno si potesse, diciamo, ricostituire l'integralità di questo manoscritto. Ma anche in questo manoscritto, come vedete, il miniatore ritiene di dover porre in evidenza sulla scena la pena di questi ladri che corrono attraverso la Borgia, inseguiti da questi serpenti di varie forge, mentre Dante e Virgilio li osservano. Se andiamo ancora avanti, poi la farò tornare indietro, insomma, proviamo ad andare ancora avanti, perché c'è ancora un manoscritto di Laurenziano Strozziano 152 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in cui sono rappresentati i due momenti del canto, vedete sulla sinistra, non si vede, c'è un problema tecnico, sono un po' surriscaldato. Ok, va bene. Allora, a breve ritorna però. Allora, intanto che ritorna, provo a dirvi che mentre la seconda parte, come avete visto da queste miniature, la seconda parte del canto dedicata all'illustrazione della pena dei ladri, la terza parte è quella relativa all'incontro con questo personaggio, Vanni Fucci, che Dante aveva conosciuto evidentemente come uomo violento e sanguinario, un vero e proprio profeta di sventure, che però rivelerà proprio in occasione di questo incontro dal di là la sua natura non soltanto di uomo violento, ma anche di ladro. Ed è molto interessante che in questo canto si incontri, direi, con un effetto di potente stridore, potente antitesi, ma anche con un effetto che restituisce a questo canto una sorta di dimensione di scala ridotta di quello che è un meccanismo complessivo della commedia. Si trova uno stridore costante tra il linguaggio solenne, spesso apostegmatico, proverbiale, sentenzioso di Virgilio, e quello invece brutale, cinico, degradato, violento di Vanni Fucci, che rappresenta bene non solo la contrapposizione tra il poeta latino, che è per Dante benevolo profeta, e invece il dannato, ladro, pistoiese, che, come vedremo, chiude discorso con Dante, precendogli la sconfitta dei bianchi e l'esilio. Dunque, anche attraverso la contrapposizione dei registri linguistici, si marca in qualche modo la contrapposizione tra le funzioni di un profeta benevolo, Virgilio, e di un profeta invece perso e ostile, come Brunetto latino. Ma le ragioni per le quali, evidentemente, tanti miniatori hanno dedicato una particolare enfasi e attenzione a quei primi 60 versi, sono nel fatto che già le prime sei terzine di questo canto contengono una elaborata similitudine
impreziosita da una perifrasi astronomica proprio all'inizio di canto che vuole indicare l'avvicinarsi del Sole all'equinozio di primavera. Leggo soltanto questi versi iniziali, in quella parte del giovanetto anno che il sole crin sotto l'acquario tempra, e già le notti al mezzodì sembrano, che è proprio una perifrasi per indicare appunto l'avvicinarsi del sole alle noci di primavera. Dante è stupito perché vede Virgilio che, dopo essere stato turbato precedentemente, cambia repentinamente umore, e cambia umore con la stessa rapidità con cui la brina si scioglie al sole. E questo stupore di Dante è paragonato a quello di un giovane contadino, il Villanello, lo chiama Dante, che in un mattino di tardo inverno vede sparire in poco tempo la brina che aveva inizialmente scambiato per la sua sorella Bianca, cioè con elegante perifrasi Dante, la brina, vede sparire la brina che aveva scambiato per neve, neve che lo aveva, questa apparenza di neve che lo aveva sconfortato perché gli avrebbe impedito di portare il suo gregge a pascolare e era quindi sorato. L'immagine invece del pastorello che accorto del suo errore riconosce come brina quella che aveva scambiato come neve, l'immagine del pastorello che torna a sperare è un richiamo, direi quasi in tono bucolico, di riduzione stilistica all'inizio del viaggio di Dante, quando alla vista del sole prima venire egli riprende a sperare. Ricorderete, ricorderete che nel primo canto dell'Inferno Dante segnalerà il fatto che tempera dal principio del mattino il sol montava il suo con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Ricorderete dunque che anche l'inizio del viaggio, che è un viaggio certo di smarrimento della selva, di attraversamento del mare, ma che è un viaggio che condurrà naturalmente a un processo catartico, a un processo di beatificazione, di trasformazione, quel viaggio si poneva sotto l'insegna della primavera. Ecco, è molto interessante, è un dato che meriterebbe di essere sottolineato con attenzione, che in questo canto, che è un canto posto quasi a metà di Mare Borge, nel momento in cui il percorso si è fatto più arduo, Dante ritorna con una serie di segnali allusivi, di cui questo è soltanto il primo, all'inizio di quel viaggio. La similitudine, questo vuol dire, è un dato molto interessante perché ci consente di riflettere sulla straordinaria perizia di narratore di Dante. Noi siamo abituati a leggere Dante anche per inevitabili costruzioni dei tempi come episodi isolati, in una lettura che privilegia il singolo episodio rispetto alla struttura narrativa complessiva. E invece uno dei motivi di maggiore fascino questo testo è proprio in una tenuta narrativa serratissima, in cui qualcuno ha voluto leggere addirittura l'archetipo della tradizione romanesca moderna, e che certo è una tessitura narrativa che si avvale costantemente di analessi, di prolessi, di anacronie del tempo della storia, del tempo del racconto, di richiami a distanza raffinatissimi, una sorta di organizzata memoria verborum, di memoria verbale che mantiene costantemente alta la tensione del lettore, consentendogli in qualche modo di recuperare costantemente il pregresso. Ecco, questo è davvero una dimensione narrativa di estrema raffinatezza. La similitudine, questa prima lunga similitudine, è complessa ed è caratterizzata da un virtuosismo tecnico particolarmente pronunciato ed esibito, ad esempio, già nei primissimi versi, dal verso 2 al verso 6, al verso 11 e al verso 13, da alcune rime equivoche. Vedete che Dante dice in quella parte del giovanetto anno che il sole è clin sotto l'acquario tempra e già le notti al mezzo di sembrano,
quando la berlina sulla terra bianca sembra l'immagine di sua sorella bianca, ma poco dura la sua penna tempra, lo vidarello a cui era una manca, dove il tempra del verso 2 è in rima col tempra del verso 6, ma sono un sostantivo e una voce verbale, quindi sono parole rima identiche per significante, per suono, ma divaricate per significato. È il meccanismo tecnico della rima equivoca che trova in questo caso una particolare insistenza e attestazione. Probabilmente, se vogliamo attribuire un qualche significato a questo artificio formale, quasi ha in questa equivocità, in questa ingannevolezza della rima, quasi a voler rievocare simbolicamente l'inganno, la deception dell'anima. Grande raffinatezza, grande virtuosismo tecnico, esibito appunto nelle rime equivoche, ma anche in rime aspre, pensate ai versi 29-33, la rima agma, pacca, pacchiappa, con duplicazione della labiale. E la concentrazione in questi primi versi, di questi procedimenti, sembra quasi essere un preciso riferimento, esibito, a un passaggio del secondo libro delle Vulgari Eloquentia, in cui Dante condannava la inutis equivocatio, l'uso delle rime equivoche, condannava, come ricorderete, i suoni aspri, pluriconsonantici, o in doppia consonante, quella che Dante definiva la ritimorum aspetas, questi suoni aspri, gradevoli, che erano considerati inadatti al poeta che scrive uno stile alto, ma con un'eccezione. E l'eccezione era legata alla possibilità che lo scrittore, attraverso questi strumenti formali, esprimesse contenuti nuovi in forme nuove. La ritimorum aspetas, la inutilis equivocatio, erano correlati formali di contenuti inusuali, di esperienze insolite, che è esattamente quello di cui Dante farà esperienza in questo canto 24esimo e nel successivo canto 25esimo. Sarebbe anche interessante notare che la prima parte di questa similitudine è distinta in due aree stilistiche piuttosto differenti, mentre i primi sei versi, con la descrizione astronomica e l'immagine della brina scambiata per neve, sembra versi ispirati a uno stile arabo, classicizzante, in cui, come dire, è stato dato già da Pietro Alighieri, del figlio di Dante, autore di un commento in latino a tutta la commedia, pubblicato in più redazioni, e nella seconda e terza redazione di questo commento di Pietro Alighieri alla commedia si ritrova un riferimento spesso poi ripetuto dai commentatori moderni, ma non sempre riportato alla sua giusta fonte, a un passaggio delle Giorgi, e qui Dante starebbe in qualche modo rifacendo il verso a Virgilio, starebbe intertestualmente ripetendo Virgilio, e insieme con il terzo libro delle Giorgi che Virgilio, il riferimento alla brina che a breve vita, che scioglie al sole, e addirittura un riferimento a Lucano, il quarto libro delle Farsalie, il verso 33. Ecco, se in questi primi sei versi si infittiscono rimandi classici a elevare il livello stilistico, è vero che invece gli altri nove, quelli che fanno riferimento al Villanelli, basti pensare appunto all'espressione anche al diminutivo Villanello e al Villanello che si batte l'anca, con l'esibizione in posizione clausurale, quindi di rima, di una parte del corpo, e quindi, come dire, con una serie di strategie formali che rinviano invece al registro più basso. Ecco, è molto interessante che in questa sorta di rappresentazione in scala ridotta di questo corso dell'alto col profano, dell'elegia, poi del tragico con il combo che costituisce l'essenza artistica della commedia, viene qui in qualche modo condensata all'interno di una sola similitudine.
il percorso che Dante e Virgilio affrontano occupa poi la seconda serie di terzine di questa lunga introduzione che si estende per 60 versi. Devo procedere più velocemente. Dietro l'angolo si insinua sempre il pericolo dello smarrimento, che infatti viene ricordato attraverso vari richiami all'inizio del viaggio, a partire appunto dall'ardua salita. Vi ricordate quelle miniature che mostravano l'ardua salita, che è un evidente riferimento, come dire, a Inferno 1, 28, 30, e anche il respiro affannoso di Dante, che in questa. Questo primo, la lunga introduzione e più volte sottolineato, ricorda quasi la lena affannata di quel primo canto dell'Inferno. E proprio in questo momento di difficoltà fisica e spirituale, Virgilio sprona l'allievo a vincere la pigrizia, a vincere la stanchezza, se l'allievo vuole conseguire, e sono versi molto noti, vuole conseguire quella fama, e se vuole che la sua fama non si vanifichi come il fumo nell'aria e la schiuma nell'acqua. Fumo nell'aria e schiuma nell'acqua, che fanno riferimento alla labilità della fama umana e che sono una chiara citazione dal quinto libro della Sapienza, dal quinto capitolo della Sapienza. Ed è molto interessante, su questo si è aperto un ampio dibattito sul quale però potrò procedere soltanto molto velocemente perché avevo promesso di riservarvi una parte per me. Si è aperto un ampio dibattito perché è apparso curioso, sorprendente, che Virgilio inciti Dante a proseguire il viaggio per ottenere fama terrena piuttosto che per il raggiungimento della meta celeste. Questo è stato messo, come dire, in evidente contraddizione con quanto Dante affermerà, lo ricorderete, nell'undicesimo canto del Purgatorio, in quell'incontro con Euripide Rubbio, in cui Euripide fa una lunga, diciamo, considerazione sulla labilità della fama umana, sul fatto che o va la gloria dell'umane posse, dirà Euripide. Questo è stato attribuito, questa contraddizione, che escluderei sia una contraddizione dantesca, e che è stata attribuita da alcuni critici, per esempio Roberto Hollander, da molti critici anglosassoni, alla volontà di marcare alcuni errori di Virgilio per mostrare, come dire, la superiorità del poeta cristiano sul poeta pagano Virgilio. A me pare invece debbano leggersi all'interno di un sistema concettuale che ha riguardato la riflessione della scolastica, in particolare di Tommaso, che era, dice qualche filosofo in sala, quindi procedo con più cautela, che era la contrapposizione tra il sistema aristotelico dei megapsicoi, della grandezza, della magnanimitas, con l'umiltà cristiana. Come si possono conciliare questi due sistemi valoriali apparentemente in contraddizione? In realtà ce lo dice San Tommaso, ce lo dice poi di fatto anche Dante, perché Tommaso è molto chiaro dicendo che soltanto la fama di per sé non è un dato negativo, non è in contraddizione con l'umiltà, purché sia regolata dal giusto uso della ragione. Non sarà un caso che, come dice da Rubbio, rimproverà a Dante non il desiderio dell'eccellenza, non il desiderio della fama, ma il gran desiderio dell'eccellenza, cioè un desiderio smoderato, posto al di fuori dei limiti. Ma, salvo tutta questa parte, per evitare di annoiarmi troppo, arrivo alla seconda parte del canto, quella in cui Dante descrive, lo vedete anche nella miniatura, grazie, lo vedete anche in questa miniatura tratta dal Laurenziano Stroziano 152, un
manoscritto, anche questo trecentesco della Commedia, conservato a Firenze, in cui in una prima parte a sinistra vedete Dante e Virgilio che si arrampicano sulla roccia, ma la seconda parte è tutta quanta caratterizzata da questi serpenti che si avventano contro. Si vede? Sì. Allora, ma... sì, è quella di prima. Quella di prima. Sì, l'abbiamo vista. Perfetto, va bene. Allora poi magari possiamo andare anche all'immagine successiva. Lo so, le immagini, il videoproiettore crea sempre problemi del genere. Però, appunto, in attesa che le immagini. Scusate, io non posso mai stare seduto troppo a lungo. Le immagini. In attesa che le immagini riprendano fuoco, la seconda parte del canto, vi dicevo, è tutta quanta riservata alla descrizione della pena dei lati nella settima bolgia. I due pellegrini affrontano il ponte che sovrasta la settima bolgia, i dati e le regolarità del percorso vengono resi ancora una volta dal ricorso a rimanti inconsueti, in particolare a rimanti sdruccioli, cioè una serie malagevole, fievole, disconvenevole, e lo spettacolo che si presenta agli occhi di Dante e Virgilio, appena scesi dalla scarpata, è un'orrida accozzaglia di serpenti dall'aspetto insolito che non può essere neppure paragonato alla varietà dei serpenti libici descritti da Lucano nel nono libro della Farsalia. Ecco, in che immagine siamo? Quella successiva. Ah, quella successiva, perfetto. Allora, ecco, vedete appunto che in quella bolgia, questo è un manoscritto conservato, un manoscritto 597 della biblioteca di Chantilly in Francia, è un manoscritto degli anni 30 del 300, vedete che c'è questa bolgia e questi Dante e Virgilio in abiti classici che guardano, diciamo, i dannati, i ladri, questa bolgia, del tutto, diciamo, minacciati da queste figure mostruose di serpenti che hanno anche la forma dei draghi, e qui è interessante che i riferimenti classici a Lucano si contaminino con giochi che appartengono in qualche modo all'orizzonte poetico e culturale di Dante con la tradizione biblica. E se andiamo ancora avanti, ecco, vedete ancora, questo è ancora più evidente, questo è un Vaticano Latino 47-76, vedete che Dante e Virgilio dall'alto osservano questi dannati che sono costantemente minacciati da questi serpenti. Serpenti appunto dall'aspetto insolito, la cui varietà, la cui eccezionalità non può neppure essere paragonata ai serpenti libici descritti da Lucano nel nono libro della Farsalia, e che il riferimento sia proprio al nono libro della Farsalia è dimostrato non soltanto dalla esplicita citazione di alcune tipologie di serpenti nel testo dantesco e nella Farsalia di Lucano, ma come credo si debba sempre fare quando si fanno ricerche di natura intertestuale, ebbene non limitarsi al singolo prelievo formale, ma estendere, diciamo, al contesto successivo. E allora, se leggete il nono libro della Farsalia, se leggete la parte precedente alla descrizione efficacissima che Lucano fa di questi serpenti, vi accorgerete che nel racconto di Lucano è raccontata una grande marcia, un grande cammino che è esattamente paragonabile a quel cammino. Questo non l'ho trovato mai segnalato nei commenti danteschi, ma mi pare invece un dato importante anche per capire i modi in cui funziona il meccanismo dell'invenzione dantesca, anche i modi in cui funzionano i riferimenti intertestuali, che non possono essere immaginati per un scrittore medievale esclusivamente in termini di rinvio secco all'enna. Insomma, Dante non è D'Annunzio, non fa operazioni sui vocabolari. Dante legge i testi e ne comprende, la loro integralità. Allora, il fatto che il nono libro della Farsalia di Lucano presenti una marcia complessa di avvicinamento fino all'arrivo di fronte a questa accozzaglia di serpenti è davvero il pattern, l'ipotesto sul quale si costruisce il racconto da tempo. E la
insomma, forse vale la pena leggersi almeno questo frammento di testo. Irene, voi bloccatemi quando pensate che, diciamo, siamo andati oltre il tempo massimo o quando vi siete annoiati mortalmente, naturalmente. Sei molto cara. Ecco, vedete, noi scendemmo il ponte, sono i versi 79 seguenti, noi scendemmo il ponte dalla testa dove si aggiunge con l'ottava dita e poi sulla borgia manifesta. Ecco, guardate quelle immagini, guardate Dante e Virgilio giunti sul ponte che osservano in basso e vidi dentro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena che la memoria e il sangue ancora discende. Erano così straordinari, così mostruosi questi serpenti che producono ancora nel Dante narratore che racconta una sorta di terrore che ti strappa il sangue. Più non si lanti Libia con sua arena, che idri, iacuri e farei produce, e centri con autisibena, né tante pestilenze, né sirrei, mostrò già mai con tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra al Mar Rosso, e dove, come dire, la straordinaria consalia di serpenti, la tremenda superiorità di questi rettili infernali rispetto allo stesso racconto di Lucano è messa in rilievo anche dalla rima unica in tutto il poema Inopia, Etiopia, Copia, Inopia, dei versi 89-93, ed è tutta una sezione questa improntata al meraviglioso, lo avete visto anche sono simbolicamente suggerito da questa congerie, da questa enumerazione di nomi esotici, questi serpenti che si chiamano chelidri, acuri, farei, centri e anfisibena, e anche dal riferimento a questi luoghi esotici, l'Etiopia, il Mar Rosso. E questi dannati della settima borgia corrono terrorizzati e nudi, lo vedete anche in questa immagine, lo vedete, sì, lo vedete anche nella successiva, come dire, che è un'immagine, non so se ci siamo, tratta dal, questa volta dal miscellaneo 48 della Modalena Labrera di Oxford, in cui vedete che ci sono questi dannati che corrono lungo la borgia, avvolti dalle spine di serpenti, dannati che appunto corrono completamente nudi, terrorizzati, con le mani legate dietro la schiena, evidente, come dire, contrappasso rispetto alla colpa dei ladri che usarono con destrezza le mani e che adesso appunto le vedono le legate dietro la schiena e legate da serpenti. Serpenti che appunto non soltanto legano le mani dietro la schiena, ma con la coda e la testa ne avvolgono i fianchi annodandosi davanti come se fosse una cintura, anche come dire con una descrizione che punta quasi verso l'oscenità, l'oscenità degradante. Una scena che ha ricordato a Robert Hollander, questa scena popolata da personaggi nudi, spaventati, che cercano un riparo, la descrizione di Adamo ed Eva che fuggono nel paradiso terrestre dopo il loro furto, perché tentano di nascondersi dallo sguardo di Dio, dove appunto Adamo dirà: ho udito la tua voce nel giardino e mi sono spaventato perché ero nudo e mi sono nascosto. E tra gli eventi che questo canto racconta c'è anche a un certo punto Dante che sente una voce che adire parea mosso, o che adira parea mosso. È una voce non definita, su cui forse non è neanche necessario, la cui identità non è forse neppure necessario interrogarsi, ma che richiama questa scena che dovette apparire appunto in quegli andanti assolutamente drammatica, paurosa, terrorizzante, di dannati che urlano, terrorizzati, esattamente come Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, per sottrarsi alla punizione di quelle mani appunto che hanno abilmente usato per rubare, i ladri li avranno legati per l'eternità. E la punizione, tuttavia, non sembra uguale per tutti. Proprio sotto gli occhi di Dante e Virgilio,
Maggio e siamo alla terza parte del canto. Vi prego di guardare ancora, ecco, questa è un'altra miniatura dove vedete il ponte, la Volga, andiamo quella, questa è quella del Filippino, e ecco, andiamo, guardate, non so se riesco a vedere in che punto siamo. Ah no, non siamo a nessuna miniatura, vabbè, non c'è niente, ma comunque. Allora, nel frattempo che l'immagine si riprenda, la terza parte del cielo. Sì, perfetto, benissimo. Questa è una splendida immagine, è un'immagine dell'Egerton 943 della British Library di Londra, in cui ci sono Dante e Virgilio davanti alle immagini, il cui volto, vedete, stravolto di questi dannati, che hanno appunto le serpi che legano le mani di dietro, ma vedete che nell'ultima parte della miniatura, all'alto, c'è l'immagine di una serpe, di un serpente, che addenta al collo uno di questi dannati, dannato che, come vedete, è circondato dalle fiamme. Anche questa immagine ha una spiegazione molto precisa nel canto, perché questo dannato, sotto gli occhi di Dante e Virgilio, uno dei serpenti trafigge la gola a questo dannato, il quale all'improvviso prende fuoco. Ecco quello che è descritto con grande efficacia e castica in questa miniatura. Prende fuoco riducendosi, come vedremo, a un cumulo di cenere. E vi prego di andare ancora avanti con l'immagine successiva, questa veramente strepitosa a mio avviso, che mette in scena proprio la tripartizione del canto. Ci siamo? Sì, questa è un'immagine dello Yeats Thompson 36, un manoscritto conservato alla British Library di Londra, un manoscritto miniato da un miniatore senese non identificato, che appunto della prima metà del 400. In questa miniatura, come vedete, quasi sinteticamente vengono riassunte le tre parti del canto. La miniatura è esattamente tripartita. Vedete che nella parte di sinistra, quella che è la mia sinistra, sì, con Virgilio vestito di rosso che aiuta Dante ad arrampicarsi sugli scaloni della roccia, con Dante che a un certo punto si riposa e Virgilio che lo esorta ad andare avanti, poi ecco l'incontro di Dante e Virgilio con i ladri. E vedete nell'estremità, alla fine della miniatura, si vede, c'è questa immagine di questo dannato, il cui colore, colore della cui carnagione è completamente diverso da quella degli altri, è smorto, è pallido, è l'effetto in qualche modo del morso del serpente, di questa metamorfosi incipiente, e il miniatore con grandissima efficacia, a mio avviso, ha, lo vedete, nel basso, mostrato, come dire, l'incenerimento di Dante Fucci. Questo peccatore, morso dal serpente, viene avvolto dalle fiamme, si incenerisce, e vedete che tra le ceneri si vedono addirittura il teschio e delle ossa. È il momento immediatamente precedente a quello che Dante subito dopo descriverà, della resurrezione, qualche modo, di questo dannato, perché la serpe si avventa sul collo di questo dannato, il dannato è avvolto tra le fiamme, è ridotto in cenere e poi in un tempo velocissimo, con la stessa velocità di Dante con cui si scrive la O e la I, due lettere che si scrivono praticamente senza, velocissimamente, senza sollevare la penna dal foglio, questo dannato riprende le fattezze umane. La metamorfosi ricorda Dante immediatamente quella della Fenice, anche questa metamorfosi in tradizione classica, la Fenice che ogni 500 anni risorge dalle fiamme, risorge dalle sue ceneri, e che, interessante, presso i padri della Chiesa era stata letta come emblema della risurrezione di Cristo. Qui Dante, come dire, usa assolutamente, in maniera dissacrante, una tradizione classica interpretata figuralmente dalla tradizione patristica, ma per capovolgerla di segno.
direi che c'è un'attitudine parodica di Dante rispetto a questo modello, perché naturalmente la similitudine con la Fenice suggerisce un'omologia straniata e parodica con la vera resurrezione dello spirito, che al ladro da cui fuggi sarà per sempre negata. E quindi è davvero una sorta di parodia quella rinascita dalle ceneri, perché è una rinascita del solo corpo e non una rinascita autentica dell'anima. E in questo Dante, come dire, sfrutta sempre, capita spesso di farlo, l'interpretazione omnis, il gioco sui nomi, sulle etimologie, questo è un fatto tipico della cultura medievale. Ma Vanni Fucci, in realtà, dietro il nome di Vanni Fucci, si adombra il destino della persona. Tra poco, pochissimo, dopo che Dante ha descritto questa metamorfosi, il dannato si presenterà per essere Vanni Fucci, un toscano di Pistoia, figlio illegittimo di Fuccio dei Lazzari. Ora, il cognome Lazzari rinvia immediatamente, come dire, alla resurrezione evangelica di Lazzaro, ma vi rinvia chiaramente in chiave parodica. Lazzaro resuscita realmente, Vanni Fucci resuscita solo nel corpo, in un'incessante, costante, diciamo, distruzione e metamorfosi, che però non prevede più l'autentica resurrezione dell'anima. Davvero qui al Lazzaro risorto del Vangelo, simbolo della resurrezione dell'anima, si oppone ironicamente la resurrezione del corpo del dannato. E Vanni Fucci racconta a Dante, svelandolo forse per la prima volta, del furto sacrilego di cui si è macchiato e per il quale è stata incolpata per errore un'altra persona. Naturalmente anche qui sarebbe interessante fare un confronto con un altro luogo della commedia, Inferno 19, in cui di fronte a una falsa accusa rivolta a Dante, Dante restituisce la verità. Canto, il caso famoso della sacrilega rottura del battistero all'Inferno 19. Ma l'analogia per l'antitesi tra Vanni Fucci e Dante viene accompagnata dall'analogo parallelismo fra Pistoia e Firenze. Parallelismo sottolineato dal chiasmo Pistoia in Pria, poi in Fiorenza. Vanni Fucci, bestia, così si definisce, dedita vita bestiale, è un degno cittadino di quella Pistoia che è definita come una tana. Guardate che comincia a inaugurarsi qui un sistema di metafore zoomorfe che rinviano, come dire, alla dimensione del bestiale, che attraversa tutta la descrizione di Vanni Fucci in questo canto 24esimo. Vanni Fucci che si definisce vita bestiale, non mi piacque, non umana, siccome a mul chi io fui. Dal momento che io fui un mulo, in riferimento alla sua origine di figlio bastardo. Tenete conto di questa, e qui comincia a diventare la parte divertente, quindi ancora due minuti e faccio divertire. Fate attenzione, come dire, a questa dimensione del mulo. Vanni Fucci si definisce una bestia, un mulo. E il canto si conclude, lo ricorderete, con questa terribile profezia che Vanni Fucci con violenza scaglia contro Dante, il più empio tra i dannati, annuncia apocalitticamente gli scontri fra le fazioni e le città toscane come una tempesta scatenata dal dio della guerra. La disfatta dei bianchi a cui Dante apparteneva è annunciata dall'altro pistoiese con una aggressiva malignità nei confronti di Dante, rincarata dall'odio profondo esibito nell'ultimo verso. E detto l'odio, perché dolerti debbia, ma gli profetizza Dante l'esilio, la sconfitta della sua parte, e aggiunge del tutto gratuitamente che ha detto questo per provocare dolore in Dante. Anche in questo caso, questo verso torvo, minaccioso, si arricchisce del ricorso a un'altra rima unica in tutto il poema, la rima empia. Rima unica in tutto il poema empia, che è l'ultima del canto, che anticipa il canto successivo,
il 25esimo, alla fine delle sue parole, il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli Dio, cartello squadro. Dove la rima una unica ebbia è richiamata dalla rima unica adro del canto 25esimo. È come se il rapporto tra i due canti fosse legato non soltanto alla continuità dell'azione del personaggio, ma anche a questo espediente formale. Ebbia adro. Interessante, perché l'ultima rima e la prima rima del canto sono le uniche che rimano per due volte e non per tre, perché la conclusione della terzina è l'inizio della terzina successiva. Ma la terribile invettiva contro Dante, la terribile invettiva contro Dante segue un'ancora più terribile invettiva dell'altro, che terminate le sue parole si svolge con un gesto di scherno terribile verso la divinità. Sì, è questo, ma su questo ci dobbiamo ritornare. Togli Dio cattele squadro, dice, sì, prendile Dio. Quel togli corrisponde a prendi, a quello che noi usiamo, a quel tie che noi usiamo quando facciamo un gesto insultante nei confronti della persona che vogliamo insultare, quando facciamo alcuni dei gesti insultanti più tipici, come per esempio il cosiddetto gesto dell'ombrello, quello che consiste nel mettere, come dire, nell'alzare il braccio e nel mettere una mano sul gomito, lì lo accompagniamo con quel che. Il togli di Dante è esattamente questo. Ma che gesto è quello di Dante? Togli Dio, alla fine delle parole di Dante, le mani alzò con amendue le fiche. Che sono queste fiche? Qual è la forma di questo gesto? Ce li ho 5 minuti, Irene? Certo. Allora. Sarebbe divertente provare a interrogare i ragazzi e chiedergli che cosa si aspettano dietro le fiche di Cannifucci, ma non lo faccio. Non lo faccio per, diciamo, per ovvie ragioni di discrezione. Però chiediamoci che sono, perché insomma, questo è chiaramente un gesto di è un gesto di insulto, perché subito dopo che Cannifucci lo fa, immediatamente le serpi che sono amiche gli avvolgono il collo per impedire di bestemmiare, gli legano le mani e lo riducono all'impotenza. Ma in che cosa consiste questo gesto? Sulla forma di questo gesto ci sono state moltissime discussioni. Insomma, nel 1997, mi pare, un illustrissimo dantista, Ignazio Baldelli, ordinario di storia della lingua italiana, la Sapienza di Roma, vicepresidente dell'Accademia della Crusca, insomma, uno studioso molto prestigioso, aveva ipotizzato, secondo me non troppo sensatamente, che il gesto consistesse nella congiunzione delle punte dei pollici con le punte degli indici delle due mani. No, signora? Perfetto. Sì? No? La congiunzione delle punte dei pollici con le punte degli indici, cito da Baldelli, a vulvica configurazione. È chiaro? No, per voi sì. Dall'altra parte. E questo gesto, naturalmente, Baldelli diceva di averlo riconosciuto quando negli anni 70 dalle finestre della Sapienza vedeva i cortei di femministe sfilare lungo le strade di Roma, in cui le femministe rivendicavano, come dire, la loro vulvica configurazione. Naturalmente questa ipotesi di Baldelli, che Baldelli appoggiava con una serie di riferimenti, in realtà credo si possa essere con ogni ragionevolezza smentita, non che non avesse una sua logica, perché naturalmente esibire le nudità femminili di fronte alla divinità aveva una dimensione oltraggiosa, però posso essere certo che il gesto sia quello a cui lei faceva riferimento, che consiste nella mano, nel mettere il pollice della mano tra l'indice e il medio. Perché sono sicuro che sia questo il gesto? Credo di averlo dimostrato in un articolo di molti anni fa, ricorrendo proprio alle miniature. Se andiamo avanti con qualche immagine velocemente, vi accorgerete, non ci sono più, no, non sa niente,
ma credetemi sulla parola, tutti i miniatori 300-400 che illustrano questo episodio mostrano questo gesto. Però, e qui davvero chiudo, ma che vuol dire? Perché questo gesto è importante? E qui c'è una interessante storia da raccontare che vi racconto molto molto velocemente. Mi sono interrogato anche io a lungo sul significato di questo gesto. Un po' perché quando lo feci ero un giovane studente e mi divertivo, giovane studioso, e mi divertiva a poter dimostrare che l'autorevolissimo Baldelli aveva torto. Oggi forse sarei meno aggressivo, ma allora mi divertiva, diciamo, questa cosa di dimostrare che l'autorevolissimo Baldelli. Ed era facile dimostrarlo, perché appunto bastava ricorrere alle miniature dei comici di pittori contemporanei, praticamente, di Dante, che evidentemente visualizzavano il gesto per come lo vedevano. Sul significato la questione è più complicata, perché nessuno dei commentatori antichi della commedia parla di questo gesto, perché naturalmente non si glossa, non si commenta ciò che è noto a tutti. Oggi non avremo bisogno di commentare alcuni dei nostri gesti insultanti, sappiamo che significano. Ma invece questo che significa? La storia ha un'origine lunga, che vi riassumo molto velocemente, ed è legata a un episodio storicamente avvenuto e documentato dalle fonti durante l'assedio di Federico Barbarossa a Milano. Federico Barbarossa occupa, come sapete, Milano, i milanesi sopportano molto male la signoria di Federico Barbarossa perché questo esige le tasse. Nel momento in cui Federico Barbarossa è costretto ad allontanarsi per andare in Germania, sì, se andate avanti con le immagini, vedete che sono tutte quante così, potete andare avanti molto tranquilli, sono sicuro di questo. Si vede? No, no. Si vede la macchina, le abbiamo viste. Si è visto, allora potete avere una prova di quello che vi dicevo. Federico Barbarossa si allontana da Milano, i milanesi si ribellano, si prendono il possesso di Milano e per offendere Barbarossa cacciano fuori di Milano una figlia naturale di Barbarossa, mettendola a sedere a cavallo di una mula, di un mulo, una mula, ma con la testa rivolta non verso la testa del mulo, ma al contrario, e mantenendo la coda del mulo a mo' di briglia. Quindi se sollevate la coda del mulo, che cosa vedete? Lo immaginate naturalmente. Federico Barbarossa pacifica le cose in Germania, torna a Milano, pone l'assedio a Milano, dopo un anno entra a Milano, i milanesi capiscono, non ce la fanno a resistere. Barbarossa decide di dare una punizione esemplare, distrugge la città, pare che sparga il sale lungo le strade per renderla sterile, tra l'altro decide di vendicarsi, lo dicono le fonti, e poi se volete vi dico quali sono le fonti, dei 100 più eminenti cittadini di Milano, li porta tutti nella piazza centrale di Milano, condannandoli al rogo e offrendogli però la possibilità di avere salva la vita, purché cavassero con le denti dalla natura di una mula le fiche. Questa espressione è utilizzata da Gelli, da Kranz, da Münster, da una serie, diciamo, di fonti, alcune di questi molto attendibili. Che significa cavare coi denti dalla natura di una mula le fiche? Significa strappare coi denti dagli organi genitali, a quello che si vede dalla mula a cui è stata la coda, le fiche. Ma che sono le fiche? E qui bisogna ricorrere ai manuali di zoologia medievale, alle mulomedicine. Perché? Che sono un testo, una tipologia testuale molto diffusa nel Medioevo, perché naturalmente i muli e i cavalli erano importanti, bisognava curarli. In tutte queste mulomedicine, ce ne sono moltissime nella tradizione manoscritta medievale, in latino, in volgare, nei versi volgari, italo-romanzi, c'è sempre un capitolo riservato alla cura delle fiche.
che sono delle, provo a citarmi a memoria il testo, uno di questi testi, vabbè, insomma, sono delle escrescenze carnose che si attaccano per lo sforzo, diciamo, dei pesi che uno porta all'animo dei nudi, e che, sì, fondamentalmente sì, fondamentalmente sì, che sono effettivamente rappresentate da questo gesto, escrescenze carnose che si attaccano, e che i milanesi, pur di evitare il rogo, strappano coi denti, molti di questi, da quel momento i fratelli di Federico, dicono i fondi, i compagni di Federico, per ricordare l'umiliazione che gli avevano subito, gli mostrano questo gesto dicendo togli gli strappa. Ora la cosa in sé, come dire, ha una sua plausibilità, poi se volete la possiamo documentare con una serie di fonti. Ma quello che mi pare davvero interessante, qui davvero chiudo, è che la straordinaria capacità di Dante di giocare con gli ingranaggi verbali, con i sistemi metaforici, con le associazioni semantiche, fa sì che Vanni Fucci, il mulo Vanni Fucci, che tale si è definito alla fine del canto 24esimo, mostri e insulti la divinità, mostrando, facendo l'insulto, che è un insulto legato al mondo dei nudi. È come se Vanni Fucci si identificasse completamente con la sua dimensione animale. È un mulo che mostra a Dio, in segno di dispregio, le sue fiche. Grazie. Ringraziamo il professore Andrea Mazzucchi innanzitutto per la sensibilità dimostrata nell'accogliere il nostro invito, e di questo gliene siamo grati, anche perché su i suoi molteplici e continui impegni, insomma, è stato particolarmente difficile, insomma, per lui accogliere il nostro invito, eppure l'ha fatto. E ringraziamo anche per questa bellissima, nuova e originale lettura di questo canto, che ha chiaramente la nuova lettura di questo canto, che dobbiamo però leggere, attenzione. Fatto prendere dall'ansia di avermi annoiato troppo, però adesso c'è Dante, quindi Dante non annoia mai. In quella parte del giovanetto anno che il sole, il crin sotto l'acquario tempra, e già le notti al mezzodì se vanno, quando la brina in sulla terra sempre l'immagine di sua sorella bianca, ma poco durà la sua penna tempra, lo villanello a cui la roba manca si lega e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, onde sbatte l'anca, ritorna in casa e qua e là si lagna come il tapin che non sa che si faccia, poi chiede e la speranza ringavagna, veggendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, e prende suo incastro e fuori le pecorelle a pascio e a caccia. Così mi fece sbigottir lo mastro quando io il vidi si turbar la fronte e così tosto al mal giunsero in piastro, che come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me svolse con quel piglio dolce che io vidi prima a piede del monte. Le braccia aperte, dopo alcun consiglio, eletto seco riguardando prima bella ruina, e diedi di piglio, e come quei cadopere di stima, che sempre par che innanzi si proveggia, così levando me su per la cima d'un ronchione, avvisarono un'altra scheggia,
dicendo: sopra quella poi t'aggrappa, ma tenta via se il tal ella ti regga. Non era via da vestito di cappa, che noi appena e io sospinto puntavamo su montare di chiappa in chiappa. E se non fosse che da quel precinto, più che dall'altro nella costa corta, non sono lui, ma io sarei ben vinto. Ma perché malinonze per la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'un costa sulto e l'altro scende. Noi pur venimmo al fine in sulla punta, onde l'ultima pietra si scoscende. La lena mera del polmon si immunta, quando fui su, ch'io non potea più oltre, anzi m'assisi nella prima giunta. O mai convien che tu ti spoltre, disse il maestro, che seggendo in piuma, in fama non si viene, né sottocoltre, senza la qual chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra lascia, qual fumo in aere e in acqua la schiuma. E però leva su, vinci l'ambascia, con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia, più lunga scala convien che si saglia. Non basta da costoro esser partito, se tu intendi, or fa che sì, or fa sì che ti vai. Levai allora, mostrandomi fornito meglio di lena, io non mi sentia, e dissi: va, ch'io son forte e ardito. Su per lo scoglio prendemmo la via, che era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di Pia. Parlando andava per non parer fievole, onde una voce uscì dall'altro fosso, a parole formar di sconvenevole. Non so che disse, ancor che sopra il dosso fossi dell'arco già che barca equivi, ma chi parlava a dire parea mosso. Io era volto in giù, ma gli occhi vivi non potiero ire al fondo per lo scuro, perch'io, maestro, fa che tu arrivi dall'altro cinque e dismontiamo l'uno, che come odo quince non intendo, così più veggio e niente affinché. Altra risposta disse: non ti rendo, se non lo fa, che la dimanda onesta si deve seguir con l'opera facendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s'aggiugne con l'ottava dita, e poi vi fu la bollice manifesta, e vidi entro terribile stipa di serpenti e di sì divena salina che la memoria e il sangue ancor mi scì. Più non si vanti Libia con sua arena, che se che idri, iacoli e farei produce, e centri con anfisbena, né tante pestilenze messi il re, mostrò già mai con tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra al Mar Rosso è. Tra questa cruda e tristissima copia, con le argenti nude e spaventate, senza sperar per Tugio e Etropia. Con serpi le mani dietro avean legate, quelle ficcavan per le rene la coda, e il capo ed era innanzi aggroppate. Ed ecco, a un che era la nostra coda, s'avventò un serpente che gli trafisse laddove il collo alle spalle s'annoda. Ne ho piuttosto mai ne si scrisse, com'è s'accese e arse, e cener tutto convenne. Che cascando divenisse, e poi che fu a terra si distrutto, la polvere si raccolse per se stessa, e in quel medesimo ritornò di tutto. Così per il gran sabio si confessa che lo felice muore e poi rinasce, quando al cinquecentesimo anno appressa, erba nebbiata e sua vita in fasce, ma sol d'incenso, lacrime e d'amore, e nardo e mirra sono l'ultime fasce. E quale quel che cade non sa come, per forza di demon che a terra il tira, o d'altra operazione che lega l'uomo quando si lega, che intorno si mira, tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta, e guardando sospira, tale era il peccatore levato poscia. Oh potenza di Dio, quant'è severa, che cotai corpi per vendetta croscia.
Loduca domandò poi chi egli era, perché rispose: io pioffi di Toscana, poco tempo è in questa gola fiera. Vita bestiale mi piacque e non umana, siccome a mul ch'io fui. Solvarmi fucci bestia e Pistoia mi fu degna tana. E io al duca, digli che non mucci e domanda al che colpa qua giù in pinze, ch'io il vidi uomo di sangue e di fuccio. E il peccator che intese non si infinse, ma drizzò verso me l'animo, il volto e di trista vergogna si dipinse. Poi disse: più mi duole che tu m'hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando fui dall'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi. Io giù son messo tanto perché io fui lato alla sagrestia dei belli armeni, e falsamente fu già posto il tuo. Ma perché di tal vista tu non godi? Se mai sarai di fuori dai loro bui, apri gli orecchi al mio annunzio e odi. Pistoia in pria dei neri si dimagra, poi Fiorenza rinnova genti e modi, tragge Marte vapor di Val di Magra, che de torbi di nuvoli involuto, e con tempesta impetuosa e agra sopra campo Vicenza fu la combattuto. Onde le pente spezzerà la nebbia, sicch'ogni bianco ne sarà seduto. E detto no, perché dolei ti debbia. Andiamo cercando. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie.